L'alluvione, le vittime, tante, i danni ingentissimi, i disagi molteplici. Il Consiglio regionale adesso parla soprattutto di questo. Ed è una discussione molto lunga che si apre con l'intervento del Presidente della Giunta e Commissario per l'Emergenza Eugenio Giani. Prima ancora c'era stato un minuto di silenzio per le vittime che nel frattempo sono diventate 8. L'esito del dibattito lo leggiamo nei tanti atti approvati e in quelli che alla fine sono stati rinviati in commissione per un ulteriore approfondimento. Lo spirito di condivisione c'è, si vede, si sente nelle richieste che vengono sottoposte all'attenzione di tutti. Restano però almeno due nodi politici per i prossimi tempi. Giani, commissario per l'emergenza, potrà continuare a fare anche il commissario per la ricostruzione o no? E poi c'è la proposta dell'opposizione di istituire una commissione d'inchiesta del Consiglio regionale. Dalla fusione di due testi diversi scaturisce una proposta di legge unica da presentare al Parlamento per chiedere che lo Stato finanzi maggiormente il sistema sanitario, raggiungendo la soglia del 7,5% del PIL. Ma in aula, su questo, c'è lo scontro politico. Comincia con un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime la seduta del Consiglio regionale. Si conclude con l'approvazione di un atto unitario che dà forza ad una volontà comune. All'inizio, martedì 8, quando si è riunito il Consiglio regionale, erano rimaste davvero poche speranze di trovare ancora in vita Antonio Tumolo, l'84enne di cui si erano perse le tracce nella frazione di Figline a Prato giovedì 2. Era l'ultimo dei dispersi. Adesso è l'ottava vittima dell'alluvione. Dopo la fase della prima emergenza, che vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali in tutti questi giorni, la politica e le istituzioni hanno cominciato a confrontarsi anche qui in Consiglio regionale su quanto è accaduto e sugli interventi e le prospettive per il futuro. Sono giorni terribili per la nostra regione, ma io sono certo che con l'impegno di tutti e dando risposte concrete, non è oggi il tempo della polemica, l'ho detto a tutti i capigruppo, io mi auguro che in aula non ci siano polemiche, scambi di accuse incrociate, ma solo proposte per dare risposte credibili alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Io sono convinto che se faremo questo tutti insieme ci rialzeremo più forti di prima. Poi interviene il Presidente della Giunta Giani, che adesso è il commissario per l'emergenza in Toscana, estesa alle tre province dell'area centrale Pistoia-Prato-Firenze e a quelle di Livorno e Pisa. Giani ricorda le fasi dell'emergenza, a cominciare dalle prime concitate, quelle della sera del 2 novembre, quando lui stesso intervenne in diretta subito a Telegranducato e quando ancora la situazione più critica appariva quella della costa, Livorno, Pisa. Sottolinea anche di aver firmato l'ordinanza che consente alle banche ora di sospendere i mutui per famiglie e imprese nelle zone alluvionate, di aver chiesto la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua. Ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore nemmeno il 4 novembre del 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. E queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto 5 province della Toscana coinvolte, che ha visto per morire 8 persone. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei liquami, degli espurghi. Sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Il dibattito in Consiglio regionale comincia subito dopo e naturalmente nelle due giornate di confronto coinvolge tutti i gruppi. Ogni consigliere riferisce anche la propria esperienza diretta nelle zone dove i danni sono maggiori, a contatto con la gente ancora scioccata per quanto è successo. La nostra rapida carrellata parte dalla maggioranza. Dalla comunicazione del Presidente abbiamo ascoltato come c'è una consapevole e puntuale conoscenza di tutto il territorio, di quelle che sono state le dinamiche che hanno portato a questa sciagura, ad iniziare ovviamente da quelle che sono le dimensioni, la quantità, l'intensità di un fenomeno che non era assolutamente conosciuto qui in Toscana. Dobbiamo prescindere da quelle che sono le
diversità di carattere politico, ci sarà il tempo nel quale tutto quello che è avvenuto, che non è avvenuto, che poteva avvenire, potrà essere analizzato, ma ora tutti uniti, perché la Toscana e i toscani, soprattutto nelle zone alluvionate, hanno bisogno del supporto, del sostegno, della solidarietà e di interventi fattivi in loro aiuto. Molti, e lo sentiremo, vogliono che sia allargata l'area dell'emergenza nazionale, che adesso comprende appunto 5 province. E abbiamo chiesto come Italia Viva per primi che anche le province di Massa Carrara, di Lucca e parte della provincia di Arezzo venissero coinvolte nella dichiarazione di stato di emergenza. Anche in queste province si sono verificati forti danni, in particolar modo alle imprese, in alcuni casi anche alle abitazioni dei privati, e questo è un tema di grande rilevanza. Quindi abbiamo chiesto con degli atti, fa piacere che anche altre forze politiche hanno condiviso le nostre richieste per far capire tramite il governo Giani al governo nazionale che anche queste province devono rientrare nel quadro delle emergenze, e poi abbiamo chiesto che maggiori risorse. Ci rivolgiamo ai capigruppo del centrodestra e chiediamo un commento su questo disastro alla luce anche naturalmente delle parole in aula del presidente Giani. Noi abbiamo scelto la via del silenzio, abbiamo scelto di fare ognuno nel nostro piccolo quello che era nelle nostre possibilità, senza post, senza foto, senza video, senza cappellini, senza felpe, senza giubbotti, ma cercando semplicemente di prestare una mano ognuno per quelle che sono le proprie possibilità. Detto questo, in questi giorni abbiamo incontrato, sentito, ascoltato decine e decine di toscani che ci rivolgono tantissime domande. Qualcuno in tono dismesso, qualcuno in tono disperato, tanti giustamente in tono arrabbiato. Ci chiedono se avremmo potuto fare di più, se la Regione Toscana ha fatto tutto quello che era nelle proprie corde per evitare questo disastro. Ci chiedono se il consorzio di bonifica a cui si pagano i tributi ha fatto il proprio dovere, se la protezione civile è stata coordinata bene, se sono stati fatti i soccorsi in tempo celere. È arrivato anche il momento della responsabilità della politica. Non si può continuare a dire che tutto dipende dalle calamità naturali, dal cambio climatico e dalle variazioni del clima. Oggi sicuramente il problema c'è e va affrontato, però ci sono anche tanti problemi inerenti alla gestione del territorio. Pensiamo appunto alla manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto riguarda i consorzi di bonifica, un ente che purtroppo più volte abbiamo denunciato che ha le risorse limitate, che non ha possibilità di fare interventi infrastrutturali importanti come casse di espansione, di esondazione in tutta la Toscana. Sono tantissimi milioni che ci sono ancora oggi nei bilanci anche da parte del governo centrale, non nel governo ultimo di centrodestra, ma anche nei governi precedenti, che non sono stati spesi dalla Regione Toscana per investimenti sul rischio idrogeologico. Il capogruppo di Forza Italia interviene in TV nel momento finale, quando è insieme agli altri capigruppo del centrodestra e fa riferimento all'azione svolta dal governo in questa emergenza. Il governo Meloni, il governo di centrodestra, ha già portato in questa regione alcuni aiuti importantissimi. È venuto il vice premier Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo perduto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione, 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato, e sono 300 milioni che il governo di centrodestra ha portato 2 giorni dopo in questa regione. Il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo stato di emergenza, 5 milioni ha messo il governo, ma è soltanto un primo step. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo. Per questo abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, critico sulle scelte urbanistiche del passato, deciso a chiedere un'inversione di rotta nella pianificazione del territorio. Avremmo desiderato avere dati maggiori su che cosa è stato fatto, quante famiglie sono state senza energia elettrica, come sono stati risolti i problemi, quando sono stati risolti, insomma dettagli maggiori su quello che è stato fatto. Non li abbiamo avuti, però riceviamo costantemente dai territori colpiti notizie che non sono rassicuranti. L'emergenza è ancora in atto. Vorrei sinceramente che non ci fossero polemiche, vorrei che tutti si rimasse nella stessa direzione e
trovato veramente brutto anche questo continuo rimpallo di responsabilità, lo deve fare la regione, lo deve fare il comune, lo deve fare il governo. Veramente questa cosa stanca, i cittadini non hanno bisogno di questo, hanno bisogno che tutti si faccia qualcosa per aiutare quelle popolazioni. Fin qui le voci di tutti i gruppi, poi ci sono le parole della Presidente e del Vicepresidente della Commissione Territorio e Ambiente, quella che segue più da vicino queste materie, che ha queste deleghe. In questi anni in cui sono in Consiglio regionale tante volte abbiamo approvato degli atti rispetto al ridisegno del reticolo minore, che è quello che è un po' scoppiato rispetto all'evento, a questa calamità naturale eccezionale che forse non era nemmeno prevedibile per questa portata. Molte volte abbiamo passato degli atti, delle leggi, delle norme che impegnavano soldi della regione, soprattutto nelle manovre di bilancio, tante sono le casse di espansione che in questo momento vengono. Io a me veniva un po' da sorridere quando nei giorni scorsi, proprio nel territorio da cui vengo, mi veniva chiesto di andare a parlare con qualcuno perché queste casse di espansione sono brutte, coprono le visuali. Allora in questi giorni forse abbiamo pensato che non sono brutte le casse di espansione, è brutto il cemento che vicina con le casse di espansione. Prima considerazione naturalmente è sul metodo, sul sistema di previsione e di allerta, perché forse a un certo momento si poteva passare dall'arancione al rosso. Non avrebbe cambiato le conseguenze, ma certamente avrebbe fatto capire, anche attraverso una comunicazione più efficace a tanti pistoiesi, pratesi, quarratini, montalesi erano a giro, che forse era il caso di tornare a casa e mettersi in sicurezza. Secondo, ci vuole una maggiore formazione dal punto di vista sia dei cittadini sia dal punto di vista dei volontari, perché in tanti, pur volendo dare una mano, hanno rischiato di mettersi in condizioni di pericolo a loro volta. Terzo, ci vuole un miglior coordinamento fra le riunioni fatte a livello provinciale e le riunioni dei singoli COC, cioè dei centri operativi comunali. Quarto, occorre naturalmente un livello di rischio, di investimento maggiore per contenere il rischio, perché come dicevo prima ci sono state tante, troppe rotture arginali. Alla fine ogni gruppo presenta i propri atti e li mette in votazione, oppure decide di rinviarli in commissione per un'analisi e un approfondimento. Una sintesi finale la fa a nome dell'intera assemblea il presidente Mazzeo. Abbiamo provato a dare il nostro contributo in questa terribile tragedia che ha toccato la nostra terra. Sono ore in cui ancora tante ragazze, tanti ragazzi stanno spalando il fango a Campi Bisenzio, a Prato, in altre realtà della Toscana. Sono le ore in cui si contano i danni, e allora noi abbiamo voluto prendere l'impegno tutti insieme in un clima di solidarietà diffusa, di sostenere le famiglie, di sostenere le imprese, di sostenere chi ha perso tutto, di sostenere chi ha subito le mareggiate come a Marina di Pisa o le forti piogge e le raffiche di vento. Il nostro obiettivo è fare in modo, tutti insieme, con l'aiuto del governo, con le risorse della regione, di sostenere le famiglie e le imprese, perché l'obiettivo è rialzare presto la testa tutti insieme, e sono certo che ce la faremo, perché siamo la Toscana. Stavolta cominciamo dalle proposte del Movimento 5 Stelle, eccole in sintesi. Gli eventi sono sempre più estremi, sempre meno controllabili. La prevenzione diventa fondamentale, ma soprattutto dobbiamo preparare il nostro territorio a non subire danni eccessivi per quelli che poi sono gli eventi estremi. E da questo punto di vista dobbiamo dire che lo smantellamento, che negli anni si è visto della legge 65 del 2014, la famosa legge Marzo, non depone a favore di questa regione. L'altra riflessione è sul reticolo minore, che sicuramente è quello che ha dato maggiori problemi, è il più difficilmente controllabile e che richiede non soltanto degli investimenti, ma anche una previsione di minor consumo del suolo, che a questo punto non è più rimandabile. Gli atti presentati dal centrodestra, sempre descritti in poche parole, sono questi. Abbiamo chiesto che si velocizzino le risorse in tutta la Toscana, ci siamo focalizzati sul tema dell'area costiera, quindi delle province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca. Due atti generali che sono stati rimandati in commissione invece di un'attenzione più generale a tutta la Toscana, su cui c'è bisogno di un approfondimento, perché abbiamo chiesto che la terza variazione di bilancio che si va a discutere nel prossimo Consiglio regionale non sia quella che Gianni ci ha presentato prima della catastrofe che è avvenuta, ma che sia una variazione dedicata
non interamente, ma quasi appunto alle famiglie e alle imprese colpite. Poi abbiamo chiesto che la legge regionale 45 del 2000, quella che prevede l'iter burocratico, diciamo, di stato di emergenza regionale, sia completa nei tempi più veloci. Aggiungo quelli che ha portato Fratelli d'Italia, cioè un atto dove finalmente si sancisca e si scriva nero su bianco che anche le province di Massa e di Lucca e una parte della provincia d'Arezzo hanno subito danni, perché nei giorni scorsi era tutto un rincorrersi e un cercare di capire se queste province stessero o no all'interno dello stato di emergenza. Oggi abbiamo portato un atto in aula che è stato approvato e che sancisce in maniera netta che l'emergenza riguarda anche loro, che porta alla costruzione e al proseguimento della realizzazione delle barriere che mettono in sicurezza la città di Pisa. Abbiamo visto che il pericolo non arriva soltanto dal cielo, ma arriva anche dal mare, quindi servono opere che mitighino e che mettano in sicurezza le città costiere. E torniamo anche alla maggioranza con altre proposte e sottolineature. Il punto debole sono stati i reticoli inferiori. I reticoli inferiori nei quali dovevano essere realizzate già in tempi passati le casse di espansione, cosa che non è accaduto. La mancata manutenzione da parte, anche l'abbandono del fatto che non ci sono più le cure del territorio come accadeva fino a qualche decennio fa, ha aggravato la situazione. Quindi ci sono solo due possibilità: o andare a reerigere le sponde, che avrebbe un costo infinito e tempi di realizzazione lunghissime, o realizzare casse di espansione che permettano il defluire delle acque e l'abbassare dei livelli, affinché fatti come sono accaduti di una devastazione incredibile, nessuna immagine può rendere bene se non si va di persona a vedere quello che è accaduto veramente, non debbano più accadere. La cosa che io ho voluto segnalare è anche, accanto alle esigenze di fare opere di mitigazione delle piene come il rafforzamento degli argini, la manutenzione ordinaria che devono fare i consorzi, le casse di espansione, anche una riflessione su chi negli anni passati e ancora oggi, accanto, come dire, al quasi disconoscimento dei cambiamenti climatici, che sono comunque una parte importante nel provocare questi fenomeni così violenti e così devastanti, anche una valutazione, un ripensamento rispetto alla nostra legge urbanistica, una legge che tra l'altro mette al centro della pianificazione dei comuni la carta del rischio idraulico e idrogeologico e quella del rischio sismico. Ma il confronto certo non finisce qui, ci sono alcune questioni da risolvere. I nodi politici che ancora restano irrisolti sono due. Gianni deve fare anche il commissario per la ricostruzione? Secondo, è opportuno istituire una commissione d'inchiesta qui in Consiglio regionale per vedere, analizzare, studiare, approfondire quello che è accaduto in questa emergenza? Questa proposta parte da Fratelli d'Italia. Non è una commissione d'inchiesta fatta per puntare il dito contro qualcuno o contro qualcosa, ma io credo che con tutto quello che è successo nella nostra regione l'unica cosa che la politica possa fare per i nostri concittadini e le nostre concittadine che ancora oggi vivono situazioni drammatiche sia provare a rispondere con la verità. Che vuol dire? Vuol dire che chiunque di noi in questi giorni abbia messo il naso fuori di casa è stato fermato, ricevuto telefonate, bussato alla porta da persone che giustamente, con la disperazione e la rabbia di chi vive questa situazione, prova a trovare una spiegazione. Il centrodestra fa quadrato e sostiene la proposta, che trova una sponda e un'apertura anche nella maggioranza, e allora, almeno questa è l'impressione, la commissione si farà davvero. Noi, come sempre, siamo molto disponibili a che non si facciano polemiche nel momento del bisogno, quando tutti dobbiamo essere uniti per fare il massimo possibile a sostegno e in aiuto delle popolazioni che sono state colpite. Per il resto siamo molto aperti a che si cerchi di capire
cosa ha funzionato, magari cosa non ha funzionato, nell'ottica di migliorarsi per quanto riguarda il futuro. Il Movimento 5 Stelle ha una visione un po' diversa, vorrebbe un altro tipo di commissione. Ecco, allora, più che una commissione d'inchiesta, io la chiamerei una commissione speciale. Non serve solo una commissione d'inchiesta per capire le responsabilità di quello che è successo. Bisogna prendere coscienza di quello che c'è da fare e sinceramente spero sia la volta buona, che ci sia un'inversione di rotta sullo sfruttamento del suolo, sul contrasto al cambiamento climatico, sulla transizione energetica, che sono le cause vere di quello che sta succedendo. E poi c'è l'altro grande tema politico. Nessun dubbio che Gianni dovesse essere nominato commissario per l'emergenza, dicono tutti. Ma dopo, per la ricostruzione? Diciamo no, sinceramente credo che Gianni sia già commissario di troppe cose in Toscana. In questi ultimi 3 anni lo abbiamo visto già commissario ben 3 volte. Credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Questo è un tema veramente delicato, ci vuole una persona estranea, una persona super partes, una persona che abbia una strategia, che abbia già messo in moto una macchina. Perché no, il generale Figliuolo, dopo le calamità naturali che da maggio scorso si sono verificate anche in altre regioni d'Italia, o comunque una persona che sia in grado di gestire le risorse, di gestire il territorio senza interessi, permettetemi il termine, di popolarità e di voto e di politica in Toscana. Di tutt'altro avviso sono i consiglieri di Partito Democratico e Italia Viva. Se il presidente Gianni non fosse anche il commissario per la ricostruzione, sarebbe un errore, perché chi conosce bene il territorio, chi dispone comunque di una macchina della protezione civile regionale che si ovviamente avvale anche di quella nazionale, dovrebbe essere quello investito per portare avanti non solo l'emergenza ma anche la ricostruzione. Credo che non esista persona migliore che Eugenio Gianni, che è il Presidente, che una volta in grado di intervenire sulla fase emergenziale possa poi anche favorire la fase della ricostruzione, ma siamo ancora in una fase emergenziale, siamo ancora nel definire gli interventi urgenti da dover affrontare e credo che servano invece maggiori risorse, quindi quello che chiediamo al Governo di stanziare subito altre risorse. Anche nel centrodestra tuttavia appaiono sfumature un po' diverse rispetto al no secco espresso dalla Lega. Futuro vediamo, per il futuro ho visto in Emilia Romagna non è stato scelto il governatore ma è stato scelto il generale Figliuolo, che è sicuramente una figura in cui tutti riponiamo fiducia. Dove venisse fatta una scelta del genere in un secondo momento potrei anche capirla, nel primo momento capisco la scelta del governo, l'uomo che conosce più di tutti il territorio. Noi dobbiamo fare e seguire una linea che il governo ha sempre seguito. Abbiamo fatto temporaneamente il presidente Gianni commissario per la gestione dell'emergenza alluvione, capiremo insieme al governo se è utile fare anche Gianni commissario per la ricostruzione. In Emilia Romagna abbiamo adottato un altro criterio, io penso che il criterio debba essere uguale per tutte le regioni. E la capogruppo del Movimento 5 Stelle avanza un'altra proposta ancora e torna sul nome dell'ex assessora della giunta di Enrico Rossi, Anna Marson. È sua la legge toscana sul paesaggio, così importante, così discussa? Secondo noi ci sono 3 impegni fondamentali. Innanzitutto che si faccia velocemente. In Emilia-Romagna sono stati attesi 3 mesi prima della nomina del commissario alla ricostruzione e sono stati perse settimane importanti. Secondo, sarebbe auspicabile che fosse una persona del territorio o comunque con una profonda conoscenza del territorio. Mi viene in mente Anna Marson perché pensa alla sua legge, ma ci sono molte persone in grado, professori e universitari e altri che potrebbero farlo. Terza cosa, il centro, la struttura organizzativa deve avere sede non a Roma ma qui in Toscana, vicino ai luoghi dell'epicentro di questo disastro. Finisce qui la nostra lunga sintesi del dibattito sull'alluvione, spazio ora velocemente ad un altro argomento che poi approfondiremo tra una settimana. In quest'ultima seduta comunque si è parlato anche di sanità, con una richiesta votata a maggioranza di una maggior contribuzione dello Stato. Votano a favore PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, contro i consiglieri di centrodestra. C'è il via libera dunque alla presentazione di una proposta di legge al Parlamento per chiedere che lo Stato eroghi più risorse per la sanità fino a raggiungere almeno una percentuale del 7,5% del PIL. Oggi ascoltiamo solo Presidente e Vicepresidente della Commissione, rispettivamente Sostegni e Ulmi. Tra 7 giorni ascolteremo le interviste dei rappresentanti di tutti i gruppi. Intanto, la voce della maggioranza.
chiediamo di essere almeno in linea con la media europea, non con la Francia, con la Germania, la Germania ha un fondo che è doppio di quello italiano, ma almeno in media con quello europeo bisogna arrivarci, se no c'è un tema di sostenibilità. E l'altro elemento è quello del personale. Già noi abbiamo difficoltà a trovare personale sanitario, medici e infermieri che lavorino nei sistemi sanitari pubblici, ma anche quando li troviamo, oggi abbiamo una norma che, se abbiamo trovato il professionista e ci sono i soldi in bilancio per assumerlo, ci impedisce di assumerli perché non possiamo spendere più di quanto spendevamo nel 2004, 20 anni fa, ridotto l'1,4%. Decisamente contraria all'opposizione di centrodestra, che parla di proposta strumentale. I soldi per la sanità non sono mai abbastanza, perché non sono una spesa ma sono un investimento. Su questo siamo perfettamente d'accordo, ma dobbiamo tener conto, allora che facciamo? Le leviamo alle scuole? Le leviamo alle pensioni? Le leviamo? Cioè, deve essere un politico illuminato, deve avere un occhio a 360 gradi, per cui è ovvio che io dico, queste sono le cifre che abbiamo a disposizione, magari fossero di più, ma cerchiamo intanto di razionalizzare le spese e di fare in modo che ci sia un'appropriatezza prescrittiva, che ci sia un'appropriatezza di ricovero all'ospedale, cercare di prevenire, perché la prevenzione è ciò su cui noi dobbiamo lavorare. San Miniato in provincia di Pisa e San Giovanni d'Asso nel Senese si vestono dei colori e dei sapori del tartufo. Tornano le manifestazioni tradizionali di questo periodo d'autunno nel cuore della regione. Doppio appuntamento a San Giovanni d'Asso, triplo come accade sempre a San Miniato. La presentazione c'è stata in questi giorni, appuntamento. Dunque, oltre al fine settimana 11 e 12, anche il 18 e 19 per San Miniato, anche sabato 25 e domenica 26 novembre, ne parliamo meglio tra 7 giorni nella nuova puntata di Regionando, quando vedremo anche come si trasformerà Arezzo, la città, il centro, per il Natale. Oggi ci fermiamo qui ricordandovi che ogni giorno nei nostri telegiornali e in tutti gli altri programmi di informazione vi diamo notizie sempre aggiornate sull'emergenza maltempo in Toscana.